Consigliere Adotti, stamattina è successo, diciamo, un terremoto qui al comune di Frascati. C'è chi ha Terremoto. parlato di governo Scilicori e chi ha parlato di Badoglietto. No, una scelta politica che non va affrontata emotivamente, lasciamo perdere, come posso dire, alcune definizioni, invece guardiamo ai fatti. I fatti è che questa maggioranza non esiste più, ha dovuto cercare un nuovo equilibrio. Questo equilibrio segna sostanzialmente la fine di questa maggioranza, la fine del continuismo, la fine di questa esperienza politica. E io credo che non ci sbagliavamo quando dicevamo già da tempo che sul programma e sulle convergenze politiche questa maggioranza balbettava politicamente, e quindi ecco le conseguenze. Le conseguenze si sono viste oggi. La politica è anche logica e la logica porta a logiche conseguenze. Le vedremo più tardi o a breve, ma sono conseguenze che non credo possano cambiare molto. Però la situazione è perlomeno anomala, cioè noi abbiamo adesso l'ex capogruppo di Forza Italia, ex capogruppo del PDL, alleato di Sinistra, Ecologia e Libertà, rappresentato da Frascati a sinistra. Sì, non voglio sottovalutare questo aspetto, ma queste cose in politica si verificano, non è questo il problema. Il problema vero è un altro, il problema è che la maggioranza di centrosinistra non esiste più, non ha un assetto politico più definito. In questo senso è vero quando qualcuno parla di maggioranza di centro-sinistra-destra, non si capisce molto più bene, e oggettivamente anche la lista delle cose da fare in un anno e mezzo che il sindaco ha declinato in consiglio comunale è una lista talmente lunga che lascia pensare che francamente siano cose che dovevano essere attuate prima e siano assolutamente inattuabili oggi. Bocciatura politica per questa maggioranza, io credo che il sindaco Di Tommaso abbia veramente sbagliato profondamente le valutazioni politiche. Credo che avrebbe dovuto dimettersi, questa è una scelta sua personale, naturalmente ovviamente legittima anche quella di proseguire, ma io credo personalmente che avrebbe dovuto dimettersi, e forse avrebbe fatto miglior cosa. Grazie. Grazie.